42. Ciao popolo di Lega Nerd, sono a Venezia, la 74esima mostra del cinema di Venezia e oggi è arrivato Claudio Santamaria, in doppia veste in realtà, ma dopo vi racconterò, che presenta il suo primo film, il suo primo cortometraggio come regista, prodotto niente po' di meno che da Gabriele Mainetti. Il cortometraggio The Millionaires si ispira a una storia, una graphic novel del fumettista svizzero Thomas Ott, è veramente molto particolare e a novembre potrete vederlo anche voi. Io ho intervistato per l'occasione Claudio Santamaria insieme a Gabriele Mainetti parlando proprio della graphic novel, quindi se siete curiosi di sapere quello che mi ha raccontato io vi consiglio di restare con me. Allora, il lato più oscuro e marcio dell'essere umano che viene raffigurato dallo stile sgraffito di Thomas Ott, un artista che è molto particolare. Infatti la mia prima domanda, per quanto possa essere banale, è come mai scegliere proprio Thomas Ott, perché non è una cosa da tutti i giorni, e come mai mantenere il muto ma fare quasi un colore, non mantenere il bianco e il nero? Allora, Thomas Ott è un fumettista che ho sempre ammirato molto, mi piace molto il suo stile e mi piacciono molto le sue storie. E il fatto anche che siano senza dialogo mi attira molto, perché lui racconta in maniera cinematografica, assolutamente, non ha bisogno di didascalizzare nulla con le parole, quindi è immagine pura. E anni dopo averlo conosciuto lavorativamente ho trovato questa storia e mi sembrava perfetta per essere messa in scena, e il fatto che fosse senza dialogo mi dava la possibilità appunto di usare il mezzo cinematografico nella sua forma più pura. Il colore dava tridimensionalità al suo lavoro, secondo me, cioè era un valore aggiunto che lui non utilizza nel suo lavoro. E all'inizio l'idea era quella di farlo in bianco e nero, però ho pensato che il mezzo cinematografico poteva arricchirlo col colore. E poi non volevo fare una copia, un copia e incolla. Il dialogo, l'assenza di dialogo è una cifra non puramente grafica, stilistica, è una scelta radicale di linguaggio, mentre dal punto di vista dell'immagine mi sono sentito libero di potergli aggiungere una dimensione. E poi sono sempre stato attratto dal genere noir e horror, perché penso che sia il genere che meglio rispecchia il mio modo di vedere il mondo e anche il genere che meglio fotografa il mondo, perché spinge le azioni umane alla loro estrema conseguenza, quindi a fatti di sangue, omicidi, quindi, come dire, mostra il lato oscuro dell'essere umano e la deformazione alla quale può arrivare. Non lo so, sono sempre stato, uno dei miei film preferiti di tutti i tempi è Profondo Rosso, quindi a livello psicanalitico non saprei rispondere perché, però è il mio gusto. È stata una scelta fatta insieme di Thomas Ott oppure è partito tutto? No, è partito tutto da Claudio, mi ha mostrato a casa sua sul divano la graphic novel che si sfoglia velocissimamente proprio perché è muta e poi anche molto diretta e molto chiara. Quando l'ha chiuso l'ultima pagina mi ha detto vorrei farne un corto, e poi abbiamo fatto il corto perché chiaramente mi aveva impressionato, mi piaceva come Claudio si stesse avvicinando al linguaggio registico con un grande rispetto per la forma e soprattutto per la tecnica. Il corto può piacere o non piacere, ma non gli si può dire che formalmente non sia eccellente, secondo me. Si è veramente appassionato a comporre il quadro come un fumettista quasi. Per carità, le immagini di Thomas Ott erano una cartina di tornasole, però lui ha privilegiato un'ottica precisa che gli dava la possibilità di esplorare lo spazio nella sua, non dico totalità, però estrema ampiezza, e non ha optato per una soluzione più facile che quella penosa del primo piano televisivo.